SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Sono 240.000 le persone che hanno ricevuto in Emilia-Romagna entrambe le dosi di vaccino anti-Covid a fronte di 690.800 circa somministrazioni totali. In vista di 20.000 inoculazioni giornaliere sono partite le prenotazioni per gli estremamente vulnerabili, cioè coloro che hanno gravi patologie. Obiettivo: fare in fretta. Nel frattempo, nell'ultimo bollettino del contagio emerge qualche segnale di ottimismo. 2.118 nuovi positivi e ricoverati nelle terapie intensive in leggero calo. Alti i decessi, sono stati 44. Ancora una volta Bologna, la realtà più colpita da questa ondata, con 531 casi. In Romagna, compresa Imola, 672 nuovi positivi. Bonaccini, RT in calo a 1,20. Claudio Nanni, il 54enne accusato di essere il mandante a Faenza dell'assassinio dell'ex moglie Elena Fabbri, è stato nuovamente interrogato in questura a Ravenna. L'uomo ha però scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Secondo l'accusa, avrebbe promesso 20.000 euro e un'auto al killer Pierluigi Barbieri per ammazzarlo. Sitina Bologna davanti alla sede della regione per i lavoratori dell'ex Officine Grandi Riparazioni, oggi OMC Trenitalia. L'obiettivo: riaccendere i riflettori su quello che è stato definito il percorso di dispersione professionale in atto. Una delegazione ha incontrato l'assessore regionale Vincenzo Colli. Firmato a Rimini un protocollo tra vari comuni per istituire e gestire un osservatorio sulla criminalità organizzata. Il documento arriva in occasione della giornata in ricordo delle vittime delle mafie in un territorio, quello costiero, molto soggetto al problema. E infine lo sport, il calcio. A un soffio dal termine, il Cesena incassa l'1-0 dal Modena e incappa in una sconfitta. Con una traversa, un palo centrati e due gol annullati, i bianconeri sono capitolati con la rete di Corradi al Braglia. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A tutti voi ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. In primo piano, l'avete sentito del resto dai titoli, c'è il vaccino. Sono quasi 240.000 le persone completamente immunizzate nella nostra regione, quasi 700.000 coloro invece che hanno ricevuto una dose. E oggi intanto sono partite le prenotazioni per gli estremamente vulnerabili, più di 11.000 nella sola Romagna, coloro che si sono prenotati. Però partiamo da qui con il nostro primo servizio. Prosegue la campagna vaccinale in Emilia-Romagna. Il personale sanitario delle residenze per anziani è in maggioranza immunizzato. Si sta procedendo con gli over 80, il personale scolastico e le forze dell'ordine. Sono riprese, dopo l'autorizzazione di AIFA su AstraZeneca, le prenotazioni e le somministrazioni per le persone dai 75 ai 79 anni. Ora tocca a quelle estremamente vulnerabili. Ma per cambiare passo si attende un'accelerazione nell'arrivo dei vaccini. Mentre l'Europa, nella persona del commissario Breton, chiude la porta allo Sputnik,
L'obiettivo dichiarato dal governo italiano è di raggiungere le 500.000 vaccinazioni al giorno. Per la fine dell'estate credo sarà completata la campagna per coloro che desiderano vaccinarsi, ha affermato il vice ministro della Salute Sileri. Al momento in Emilia-Romagna sono oltre 680.000 le dosi somministrate, circa 237.000 le persone che hanno ricevuto la seconda iniezione, dunque immunizzate. Un terzo delle dosi è stato inoculato agli anziani ultra-ottantenni. Sono 235.000 le somministrazioni effettuate agli operatori sanitari, 47.000 le strutture per anziani, 59.000 che lavorano per le scuole, 7.000 i soggetti con particolari patologie. Mentre oltre la metà delle dosi è stata somministrata, secondo i dati della regione, a personale non sanitario e altre categorie. La svolta dovrebbe arrivare ad aprile. La spinta maggiore alla campagna vaccinale arriverà quando avremo Johnson & Johnson, commenta Alessandro Malossi, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Forlì Cesena, che si conservano in un frigorifero e che si rivolge a un pubblico più ampio. A quel punto potremo utilizzare un modello Israele, vaccinando ovunque, liberamente. Vediamo ora insieme i dati. Nell'ultimo bollettino del contagio in Emilia-Romagna sono emerse 2.118 nuove positività su un totale di poco meno di 20.000 tamponi. La percentuale quindi dei nuovi positivi sul numero di test è del 10,6%, un dato alto come di consueto il lunedì perché riguarda la domenica in cui in genere vengono analizzati solo i sintomatici, però inferiore di gran lunga rispetto al 17,9 di lunedì scorso. L'età media dei nuovi positivi 41,9 anni, numerosi decessi purtroppo sono stati 44, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 390, 6 in meno rispetto a ieri e 3.702 quelli negli altri reparti Covid, in aumento di 137. Per quanto riguarda invece la situazione dei contagi nelle province, c'è ancora una volta Bologna al primo posto con 531 nuovi casi, seguono Modena 310, Rimini 215, Reggio Emilia 205, Ravenna 199, ancora Ferrara 196 nuovi positivi, Parma 166, Cesena 135, Forlì 91, Piacenza 38, infine Imola che chiude con 32 nuovi casi. E quindi l'andamento dell'epidemia in Emilia-Romagna. L'RT della regione, ha spiegato oggi il presidente della regione Stefano Bonaccini, fino a pochi giorni fa era andato sopra l'1,30, oggi è sotto l'1,20. Dai numeri, aggiunge il presidente, sembra che si stia avverando quanto previsto dagli statistici dell'Università di Bologna. Il picco pare essere raggiunto. Il governatore non nasconde la soddisfazione per questi ultimi dati che abbiamo visto, anche se invita alla cautela. Vogliamo essere confortati da questi numeri, ha aggiunto, non è ancora finita, ma pare davvero che abbiamo scavallato il picco dei contagi un po' in tutta la regione. Abbiamo concluso, dice Bonaccini, una settimana che, tarata sulla scorsa, ha visto 2.000 casi positivi in meno. Oggi, come abbiamo visto adesso, abbiamo circa 2.100 casi, erano 2.800 una settimana fa. Ed è in questo scenario che vanno avanti i controlli delle forze dell'ordine anti-Covid. Vediamo cosa è successo a Bologna. 1.125 persone identificate, 759 veicoli fermati, 161 esercizi pubblici controllati e 72 persone sanzionate per aver violato la normativa anti-Covid. È il bilancio dell'attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Bologna del weekend. Tra i multati un ventenne che aveva appena ottenuto una casa popolare. Per festeggiare ha pensato bene di invitare una decina di amici e di aprire varie bottiglie di alcolici, accompagnando il tutto con musica ad altissimo volume. I vicini hanno quindi chiamato il 112 preoccupati per la situazione. All'arrivo dei carabinieri della stazione Bologna-Corticella i militari hanno trovato alcuni ragazzi, tutti stranieri sui 20 anni e non conviventi, così ubriachi da non reggersi in piedi. Sono così scattate per tutti i presenti le multe per il mancato rispetto delle norme anticontagio. I carabinieri della stazione Bologna invece hanno denunciato un minorenne mentre stava passeggiando per strada in compagnia di un'altra persona, sempre minorenne, sprovvista di mascherina di protezione, perché è risultato essere in isolamento fiduciario imposto dall'autorità sanitaria per la sua positività al Covid-19. A Lizzano in Belvedere i carabinieri della locale stazione hanno poi sanzionato per le norme anti-Covid-19 denunciato per interruzione di un pubblico servizio due uomini di nazionalità marocchina che di recente avevano costretto il capotreno di un regionale fermo alla stazione di Vergato in partenza per Porretta Terme a ritardare il viaggio perché erano ubriachi e stavano dando fastidio agli altri viaggiatori.
Nella Repubblica di San Marino intanto sono 490 le persone attualmente positive al Covid, lo ha comunicato l'Istituto di Sicurezza Sociale sammarinese. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 nuovi casi e un guarito. All'ospedale di Stato sono ricoverate 41 persone, delle quali 9 si trovano nel reparto di terapia intensiva, che per qualche ora però è rimasta occupata al 100% prima di 2 dimissioni. Sul fronte vaccinale, alle 13 di oggi sono state somministrate 8.341 dosi di siero, ovviamente, di cui 134 sono relative ai richiami. E anche in Emilia-Romagna si aggrava la situazione lavorativa delle donne, che sono le prime rispetto ai colleghi uomini a dover rinunciare alla propria occupazione. Sentiamo. La pandemia continua a rendere palese ciò che si sapeva già, ovvero che le donne sono le prime a dover rinunciare alla propria occupazione anche nella nostra regione. La situazione è un po' lo specchio di quello che viene a livello nazionale, cioè la pandemia ha fatto esplodere ciò che comunque era sommerso, cioè una situazione di disuguaglianza tra uomini e donne, una vita quotidiana diversa tra uomini e donne, proprio perché alle donne il carico è maggiormente di cura rispetto agli uomini. Donne devono conciliare la vita di lavoro con la vita familiare, e in questo momento in cui ci sono restrizioni, ci sono esigenze di cura da parte dei bambini, da parte delle persone anziane, come sempre a carico delle donne, che appunto si vedono costrette o a ridurre l'orario di lavoro o addirittura a lasciare il proprio posto di lavoro. Di recente lei ha chiesto anche ai comuni di intervenire sul prezzo degli assorbenti. In che modo potrebbero farlo? Sì, è stato un invito più che altro come gesto simbolico per dire alle donne che anche le amministrazioni sono loro vicine e attente. Si tratta semplicemente di ridurre le entrate provenienti dalle farmacie comunali con un importo che dovrebbe corrispondere all'imposta che comunque invece viene applicata agli assorbenti. È un gesto simbolico ovviamente, però è un gesto che vuole essere vicino alle donne e soprattutto alla loro condizione. E ora l'omicidio di Lenea Fabbri a Faenza, la donna sgozzata nella sua abitazione lo scorso 6 di febbraio. L'ex marito è stato convocato questa mattina per un interrogatorio, vediamo com'è andata. Nuovo interrogatorio lunedì mattina in questura a Ravenna per Claudio Nanni, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 54enne è in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie Ilenia Fabbri. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ordinato al killer, reo confesso Pierluigi Barbieri, di uccidere la donna lo scorso febbraio nella sua casa di Faenza, dietro il pagamento di 20.000 euro e la consegna di un'automobile. Il sicario era stato sentito nuovamente dalla procura la scorsa settimana e agli investigatori aveva confermato la sua versione dei fatti, cioè di essere stato assoldato da Nanni per uccidere Ilenia. Una versione opposta rispetto alla tesi sostenuta da Claudio Nanni. Secondo l'ex marito della vittima, infatti, Pierluigi Barbieri avrebbe dovuto solo spaventare la donna per convincerla a ritirare la causa contro di lui, una richiesta di risarcimento di diverse migliaia di euro. Nell'interrogatorio in questura, davanti al PM Angela Scorza, durato pochi minuti, vista la volontà dell'indagato di restare in silenzio, Nanni è stato assistito dagli avvocati Guido Maffuccini e Delia Fornaro. Cosa pensa di quello che ha detto Barbieri mercoledì? Non ho letto niente, l'ho preso prima da voi. Quindi... Sono versioni contrastanti? Credo di sì, valutate voi. La situazione però qual è? Lui come sta? Abbastanza bene. Nanni ha avuto una parola per la figlia, attraverso di lei ha detto di comunicare qualche cosa ad Arianna? No, so che lui ha scritto, ma non so cosa abbia scritto, anche alla sorella, però non so il contenuto degli scritti, non conosco. Volevo darvi un aggiornamento di agenzia, perché i carabinieri indagano a Ferrara sulla morte di una pensionata di 75 anni e stanno interrogando in caserma il figlio sull'ipotesi ancora da verificare che abbia ucciso la madre. Si tratta di un 48enne con qualche disagio psichico che si sarebbe autoaccusato. La segnalazione al 112 è arrivata questa mattina da uno psichiatra che ha detto di aver ricevuto un messaggio da uno sconosciuto. Una donna era morta, uccisa dal figlio, in via Ghiara. L'anziana è stata trovata distesa su un letto e i primi controlli del medico legale evidenziano lievi tracce di soffocamento, ma non si escludono altre cause. Ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime edizioni.
E ora andiamo a Ravenna per l'avvertenza ex OGR. Oggi uno sciopero dei lavoratori che hanno voluto riaccendere i riflettori sul percorso cosiddetto di dispersione professionale in atto. C'è stato un sit-in davanti alla regione. I lavoratori delle ex officine Grandi Riparazioni, oggi OMC Trenitalia Bologna, tornano a far sentire la propria voce nell'ambito della seconda azione di sciopero di 24 ore. Riuniti in sit-in in regione, prima dell'incontro con l'assessore al lavoro Vincenzo Colla, hanno riacceso i riflettori sull'attuale situazione che vede gli stabilimenti di Bologna e Rimini al centro di quello che Filt CGL teme possa essere l'inizio di un processo di dispersione professionale e produttiva che potrebbe poi culminare nell'esternalizzazione delle lavorazioni verso ditte private. Tra Rimini e Bologna sono in tutto 350 i dipendenti diretti e indiretti in apprensione per il proprio posto di lavoro da circa un anno. Tra gli aspetti che più preoccupano il sindacato dei trasporti c'è l'assenza delle officine emiliano-romagnole dai piani di investimento di Trenitalia. L'azienda ha posto dei ragionamenti che devono essere valutati e approvati a livello nazionale. Noi chiediamo che i ragionamenti posti in Emilia-Romagna siano propedeutici al piano industriale. Questa regione, queste officine, questi lavoratori vogliono lavorare, vogliono lavoro di qualità, vogliono portare e mantenere le prospettive di lavoro industriale all'interno di questo contesto, all'interno delle ferrovie, all'interno di Trenitalia. Altrimenti noi continueremo in questo percorso che deve fare in modo che ciò che è stato fatto negli anni per questa ragione, per questa manutenzione dei treni regionali, nazionali, venga mantenuta. Il lavoro di qualità non deve essere disperso, non deve essere esternalizzato in altri territori e in altre aziende private. Massima attenzione all'avvertenza anche da parte della regione. Ci aspettiamo risposte anche noi da parte dell'azienda, no? Quindi risposte e anche l'impegno. Noi nella risoluzione abbiamo chiesto anche al governo, abbiamo sollecitato anche l'intervento del governo, proprio perché è una questione che va al di là ovviamente dei confini regionali come importanza, quindi è fondamentale che anche il governo faccia la sua parte. A Cesena ora per una serie di spaccate. Sono arrivata qui stamattina, ho visto la vetrata del Caffè degli Artisti con il tombino per terra. Al che ho girato l'angolo, perché noi abbiamo il bar subito dopo, e c'erano i carabinieri che praticamente mi aspettavano. Questo è il racconto della gestrice del bar Zampanò di Cesena, che domenica notte è stato preso di mira da una banda di ladri. Una vera e propria raffica di spaccate, quella portata in atto dai malviventi, che in pochi minuti si sono accaniti contro tre bar, uno di fianco all'altro. Stesso modus operandi, armati di tombino hanno tentato di effrangere la vetrina per poi entrare e fare razzia. In due dei casi gli è andata male, il vetro non si è rotto del tutto, il terzo tentativo è andato invece a buon fine. Cosa ha rubato? Ma il registratore di cassa e bottiglie di alcol, di vino, queste cosine qui. Non hanno fatto danni, fortunatamente. Soldi non ce n'erano. Soldi, c'erano giusto qualche spicciolino nel fondo cassa. Sul posto i carabinieri, avvisati di primo mattino da dei passanti che hanno notato i danni alle vetrine. Ora si cerca di ricavare qualche informazione utile dalla visione delle telecamere di sorveglianza, che però la scorsa notte potrebbero non essere state in funzione. A Rimini, in occasione della giornata in ricordo delle vittime di mafia, alcuni comuni della provincia hanno firmato un protocollo per l'istituzione e la gestione dell'osservatorio sulla criminalità organizzata. In occasione della giornata dedicata alle vittime delle mafie, domenica, i comuni di Rimini, Bellarigia Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e Sant'Arcangelo di Romagna hanno firmato un protocollo d'intesa per l'istituzione e la gestione dell'osservatorio sulla criminalità organizzata della Riviera di Rimini. Con l'accordo, gli enti si impegnano a collaborare tra di loro nel contrasto ai fenomeni mafiosi, promuovendone la conoscenza, la prevenzione, attingendo anche a risorse proprie per lo svolgimento dell'attività dell'osservatorio. Gli interventi sono finanziati dalla Regione. È importante perché costituisce un ulteriore tassello in questa strategia di prevenzione contro la criminalità organizzata, soprattutto in un periodo come quello attuale, in cui la pandemia ha fatto emergere nuove forme di fragilità e di difficoltà economiche, in cui ci sono zone di vulnerabilità che devono essere assolutamente protette. Parlare di mafie e di infiltrazioni criminali fa bene all'economia, fa bene al turismo, rovesciamo l'approccio culturale, non ne parliamo perché fa male al turismo. Ne dobbiamo parlare e dobbiamo agire. La segreteria dell'osservatorio è presso il comune di Bellarigia Marina.
la parte che può fare l'ente pubblico non è quella di repressione o di indagine, però può fare una forte parte divulgativa. L'osservatorio, fondato nel 2012, torna dunque a nuova vita e vuole ampliare il numero di soggetti coinvolti. Tutti i comuni della provincia di Rimini sono stati invitati, ma da molti si attende ancora una risposta. Ed è questo periodo di pandemia che crescono le povertà. Vediamo cosa succede a Faenza. Il Covid accresce le povertà e le situazioni di disagio delle famiglie anche nel territorio faentino. A testimonianza c'è l'opera caritatevole della piccola Betlemme, che da diverso tempo distribuisce pacchi viveri e prepara pranzi per le persone che stanno attraversando questa difficile fase sociosanitaria. Nei primi 2 mesi sono quasi 200 i nuovi accessi, per un totale di oltre 660 persone che si sono rivolte all'associazione faentina. In un anno la stessa ha distribuito 75 tonnellate di cibo. Stanno aumentando in maniera esponenziale rispetto all'anno scorso. Dall'inizio dell'anno abbiamo censito 682 famiglie per circa 1667 persone. Ci sono stati dall'inizio dell'anno oggi, in questi 3 mesi, 176 nuovi nuclei familiari, per cui una media di 2-3 persone per nucleo familiare, che nell'anno precedente invece non erano stati censiti. Questo dà la dimostrazione dell'implicazione che tutte queste circostanze pandemiche eccetera si stanno portando dietro, e stiamo notando che ogni settimana abbiamo un accesso di 7-8 nuovi nuclei familiari. Per cui stiamo distribuendo, siamo già oltre le 75 tonnellate di cibo dato in un anno, e stiamo completamente lavorando su tutti i nostri main sponsor per riuscire ad avere un aumento delle derrate, perché sennò stiamo veramente arrancando. Tantissime persone del territorio proprio, che arrivano anche da fuori dal territorio, abbiamo persone che arrivano da Falconara, abbiamo persone che arrivano da Riccione, sono persone che ci dicono la domenica non si trova da mangiare, piuttosto che si vergognano un po'. La linea ora passa alla nostra redazione sportiva. Grazie Ludovico e bentrovati su TR24 Sport. Ad un soffio dal termine della gara, il Cesena capitola in pieno recupero contro il Modena. Dopo aver centrato una traversa e un palo con Bortolussi, i bianconeri hanno ceduto al 91esimo per effetto della rete di Corradi. Sentiamo. Il Cesena incassa la sconfitta in casa del Modena per 1-0, dopo una gara ben condotta. Allo stadio Braglia il primo tempo è ricco di emozioni. I canarini cominciano a beccare senza fare male con il colpo di testa lontano dalla porta di Tulissi. Poi Corradi al 29esimo spedisce sul fondo un diagonale velenoso. Il Cavalluccio alzi i giri. In velocità Bortolussi scappa via in verticale in filagagno, ma viene ravvisata una posizione di fuorigioco con disapprovazione del centravanti. Sempre il numero 20, su assist di prima di Russini, apre un varco e centra una traversa indigesta con Gagno battuto. I gialloblu escono dalla panea al 44esimo, quando Tulissi prima di testa impegna Nardi, poi da due passi spara sul fondo. Prima del riposo si mangia il vantaggio Caturano, il capitano dei romagnoli scarica su Gagno che salva i compagni. Nella ripresa il primo sussulto è degli emiliani, con la volée dalla distanza di Castiglia, Nardi fa buona guardia. I romagnoli prendono quindi in mano il pallino del gioco e vanno vicini in più occasioni al vantaggio. Colloquolo dal limite impegna severamente Gagno di destro, poi al 61esimo Bortolussi scavalca Gagno in uscita ma è fermato tra le forti proteste in fuorigioco. La sfortuna si abbatte sul bomber del Cavalluccio quando al minuto 75 c'entra il palo esterno su Torre di Sorrentino. La strada sembra indirizzata sullo 0-0, ma al 91esimo si materializza la beffa. Su cross di Mattioli dalla destra, Corradi infila Nardi per il gol partita, complice anche un tocco di punta di Spagnoli a spiazzare Longo in traiettoria. Buon pareggio invece per Limolese in casa dell'Arezzo. I rossoblù soffrono nella prima mezz'ora, poi sfiorano il colpaccio andando vicino al gol partita col palo centrato da Lombardi a 5 minuti dal termine. Vediamo. Limolese esce indenne dal difficile scontro salvezza sul campo di una delle sue inseguitrici più pericolose. Quell'Arezzo, rilanciato da 2 vittorie di fila, è sceso in campo con intenzioni più che bellicose. Passano appena 4 minuti di gioco infatti e sono proprio i padroni di casa a dare solo l'illusione del gol. Perez mette al centro un cross velenosissimo che Siano sbanaccia addosso ad Angeli.
La palla sembra scivolare al di là della linea di porta, ma Boccardi ci mette più di una pezza e riesce a scongiurare la prima capitolazione dei rossoblù. L'Arezzo è una furia e sul corner susseguente Cherubin impatta di testa su Carini, ne nasce un'altra carambola che per poco non beffa Siano. Passato lo spavento, l'Imolese torna finalmente in sentimenti e la prima frazione di gioco si chiude col sinistro ben direzionato di Provenzano, che Sala riesce comunque a disinnescare. Nella ripresa l'Arezzo si rende pericoloso soltanto con la rasoterra in out di Jacoponi, ma è per il rossoblù l'occasione migliore. Il contropiede condotto e finalizzato da Lombardi, con un diagonale che va a stamparsi sul palo a Sala ormai battuto. L'ultima chance capita ancora a Provenzano, altra battuta di prima intenzione che si spegne sul fondo. Alla fine il risultato non riesce più a schiodarsi da una parità che permette comunque alla squadra di Catalano di mantenere inviolate le distanze in classifica rispetto a tutte le altre concorrenti per la salvezza. Siamo al basket, non avrà tanto tempo per pensare agli errori commessi contro Napoli, l'Unieuro Forlì subito impegnata nel recupero di campionato contro la Stella Azzurra Roma. Coach Dell'Agnello cercherà di fare quadrato per riprendere la marcia interrotta alla Palla Barbuti. Di certo non è la sconfitta che getta alle ortiche tutto quello che di buono era stato fatto in precedenza, anche se la caduta di Napoli costerà all'Unieuro Forlì uno svantaggio in prospettiva seconda fase, proprio nei confronti dei partenopei. Coach Dell'Agnello ha ancora una volta apprezzato lo spirito battagliero dei suoi, anche se c'è una statistica che a giudizio del tecnico toscano è poi costata il KO contro la Genoa. Noi abbiamo fatto secondo me un'ottima partita. Napoli ha vinto, ha meritato, niente da dire, però c'è un dato imponderabile che ha condizionato la partita. Noi siamo la miglior squadra del campionato per percentuale a tiri liberi, i migliori, non i secondi, i migliori, e purtroppo oggi abbiamo tirato col 58%. Napoli, che ha tante virtù ma non è una delle migliori a tiri liberi, ha tirato con l'82%. Una partita finita agli ultimi due possessi, questo dato qui ha cambiato le carte in tavola. Per questo io sono molto contento di quello che abbiamo fatto. E devo ringraziare anche Rush e Bruttini, che fino a stamattina non ci sono allenati e hanno provato a fare quello che potevano. E con questo allora è tutto per la pagina sportiva. Vi ringrazio per essere stati qui con noi. Arrivederci. Grazie al nostro Andrea Zanzi. Ora vediamo insieme le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. L'alta pressione torna protagonista su tutta la nostra regione. La giornata di martedì infatti vedrà cieli azzurri su tutto il nostro territorio regionale. Avremo un risveglio particolarmente freddo sulle pianure con ancora gelate a tratti intense. Infatti i valori a risveglio saranno compresi tra meno 3, meno 4 gradi e più 3, più 4 gradi soprattutto a ridosso della fascia costiera. Le temperature massime invece saranno in rialzo, oscilleranno mediamente tra 9 e 14 gradi. Ventilazione a tratti ancora moderata da nord a nord-est, mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. È tutto per questa edizione, vi ricordo su Teleromagna, canale 14, questa sera in prima serata una nuova puntata di Pianeta Bianconero, non mancate quindi, è tutto per ora, una buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina.
Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.